God bless this thing. God bless him. Ciao a tutti amici, benvenuti su The Great War Western Front. Questa è una demo che finalmente è uscita per questo videogioco, che anche questo stavo aspettando assieme a Builders of Greece. E se non l'avete visto in video nel mio Let's Explore, ve lo lascio qui sulle schede, forse l'avete già visto, un puntino qui sopra. Sono molto curioso di provare questo gioco. Proviamo la campagna, vediamo se c'è qualcosa che possiamo provare a fare qua. C'è il tutorial? Eccolo. Allora, proviamo. Ma siamo nel maggio 1918, verso la fine della guerra, gli americani stanno arrivando, quindi gli americani hanno partecipato alla guerra con una triplice intesa. Quindi parliamo di Inghilterra, Francia e Russia contro la triplice alleanza, che prima era tra Germania, Impero Austro-Ungarico e l'Italia. Poi l'Italia nel 1915 cambia fronte, cambia alleanza appunto, e va a favore della triplice intesa, e quindi gli italiani affronteranno poi gli austro-ungarici per prendere il controllo del nord-est Italia, che era sotto il controllo austriaco. Molto breve. Poi vabbè, l'impero ottomano si allierà con gli imperi centrali. Molto semplice, ho fatto proprio il riassuntino, proprio giusto per farvi capire che siamo nella prima guerra mondiale, una guerra che doveva porre fine a tutto, e invece non ha posto fine a niente, purtroppo. Come è entrata l'America in guerra? A causa degli U-boat tedeschi, che hanno affondato delle navi mercantili americane, e quindi c'è stato il casus belli, diciamo in latino, e quindi gli americani sono arrivati a favore degli inglesi e francesi, insomma, in questo esatto momento. Siamo maggio 1918, verso la fine della guerra. Gli inglesi penso che avevano già sviluppato il primo carro armato Mark V, si chiamava, non mi ricordo, quel mostro meccanico che ha sconvolto le sorti della guerra, no? Ah, anche qua c'è scritto il motivo, mo me ne sono accorto. In America è rimasto neutrale per quasi tutto il tempo della prima guerra mondiale, fornendo aiuti ma non partecipando alla guerra. La Germania aumentò gli attacchi contro le navi americane, e ci fu un cambio di una scelta, no? Nel governo ci fu la scelta di partecipare alla guerra. Poi che dice più? Ah, praticamente poi gli inglesi scoprirono il telegramma Zimmermann agli americani, che la Germania offriva aiuto al Messico se avessi dichiarato guerra agli Stati Uniti. Se avessero vinto, si sarebbero potuti tenere i territori che erano prima del Messico. Insomma, cioè, questo è proprio il motivo perfetto. Attenzione. Looking back, I was just a foolish boy looking for glory on the battlefield. The enemy had sunk our ships and trying to turn Mexico against us, and they had to pay. My platoon arrived in France in April of 1918. General Pershing organized our troops. My unit was assigned to a French contingent for training. None of us had any experience with the new way of fighting, and the trench lines were a bit of a shock. Beh, in sostanza ci ha detto che il Messico voleva andare contro l'America a causa della pressione tedesca. Lui a quei tempi si considerava, adesso mo che ha finito la guerra e tutto, un deficiente che cercava gloria sul campo di battaglia. Sì, nel 1918 è andato con il generale Pershing qui, e il suo promotore è andato dai francesi per l'addestramento. Insomma, ci siamo nel pieno della prima guerra mondiale. Sono il tenente colonnello André Rocron. Ciao, da posto, che dici? Benvenuti in Francia. Guarda, non ci volevo venire adesso, però vabbè. Giustamente un nuovo tipo di combattimento. Vediamo un po' che dobbiamo fare. Allora. Ah, questi siamo noi? Beh. Questo è il teatro della mappa, va bene.
Quindi stiamo vedendo Belgio, Francia, Lussemburgo e Germania, ok. Ok, praticamente qua c'è scritto che con il trattato che la Russia ha fatto con la Germania, perché poi siamo anche in un periodo dove ci fu una guerra civile in Russia, la presa nel Palazzo d'Inverno, lo zar che viene ucciso, insomma, cade lo zar e arriva così l'inizio dei bolscevichi. Quindi 50 divisioni che si trovavano sul fronte orientale stanno tornando sul fronte occidentale. I nostri civili vedono questa offensiva tedesca, Spring Offensive della primavera, insomma, qualcosa di cui preoccuparsi. Vabbè. Ok. Non so se c'è un po' preoccuparsi dei pensieri, dei sentimenti e delle emozioni dei cittadini. Vabbè, abbiamo messo vigile. E i tedeschi non devono arrivare a Parigi. Anche se Parigi è molto lontana dalla nostra linea di fronte e non lasceremo che i tedeschi si avvicinino così facilmente. Va bene, quindi. Ok. La Germania può provare ad arrivare a Parigi, ma non riusciranno mai a passare. Dobbiamo assicurarci che le forze americane saranno be siano ben addestrate per aiutare i nostri nella difesa. I nostri, perché lui è francese. Vabbè, ci siamo, più avete capito. Parigi è anche un hub centrale per reclutare nuovi soldati, per fabbricare nuove munizioni e anche carri armati e aerei. Le nostre forze si trovano qui. Ah, ok, perfetto. Una volta che le organizzate potranno essere dispiegate. Beh, bene, perfetto. Ok. I nostri intelligence si aspetta un assalto da parte dei tedeschi. Il comando francese richiede ai nuovi soldati americani che sono arrivati in modo di muoversi a rinforzare le divisioni francesi che sono organizzate a Château-Thierry. Ok, quindi dobbiamo muovere 3 corpi di fanteria americana a Château-Thierry, così come 2 battaglioni di carri armati. Ok, va bene. Quindi, ok. Quindi, devo selezionare 3. Ok. Queste le metto qui. Ok. Ah, ok. Perfetto. Ok. Ok. Siamo riusciti a dirvi. Le unità possono muoversi o attaccare una volta a turno. Ok. Split nazionale. Ok. Giustamente ci sono nazionalità diverse, problemi con la comunicazione e tutto. Ma non è possibile. Ah no, ok, abbiamo solo Parigi. Ok, abbiamo questi due che li portiamo qui. Perfetto. Oh, non c'è niente, va bene. Capitolo 2. Informazione per la battaglia. Vediamo un po' come si sviluppa. Sarà un video. Non so se sarà breve, ma insomma, vi faccio vedere solo una prima missione. Giusto per darvi un'idea generale. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo rinforzare le truppe francesi al Montmirail e catturare Châtillon-sur-Marne. Ah, ok, quindi dobbiamo attaccare questa zona. Quindi dobbiamo infonzare i francesi qui. Vediamo un po'. Ok, quindi con questo noi spiamo il nemico e vediamo le sue forze. Ok, va bene. Adesso devo selezionare qui. E così qua noi vediamo quali sono i corpi di fanteria. Intanto possiamo vedere l'Army Intel. Che tra 3 turni sarà rilevato. Ok. Allora, pigliamo i nostri 3 soldati e li portiamo a Montmirail. O come cazzo si chiama, non mi interessa. Dov'è il menu per comprare? Ah, eccolo qua. Dobbiamo comprare un carro armato, quindi
francese, però. Ok. Abbiamo chiuso, quindi saranno qua. Mi sa che è questa. Restez en position. Sì. Perfetto. Abbiamo andato anche... Ah, c'è anche l'aviazione. Dov'è l'aviazione? Questa? Sì. Se siamo tutte e due, la puntiamo a morire. Perfetto. Capitolo 3. Rifornimenti e strutture. Bene, bene, bene. Selezione mod mirai. Cazzo, si chiama, io lo sentite, non me lo vedete. Allora, counter intern, quindi dobbiamo difenderci da un possibile tentativo di spionaggio da parte dei tedeschi. Perfetto, ho trovato i 5-2. I rifornimenti sono una valuta usata durante le battaglie. I rifornimenti sono... supply, proprio intendo il co- è usato per costruire trincee e altre difese per chiamare rinforzi e per attivare delle abilità come il fuoco di artiglieria o le missioni aeree. Ok, va bene. Quindi dobbiamo aumentare il depot. Perfetto, ok. Ci siamo. Ci sono 6 tipi diversi di strutture disponibili, quindi come, quindi che ne so, questa può essere una trincea, questo è un meccanico per riparare i carri armati, questa è una tenda per i feriti, questo può essere un aeroporto e quest'altro onestamente può essere una mensa, a quanto pare, non lo so. Vabbè, defensive battles, adesso dobbiamo difenderci dagli attacchi. Siamo un po' più superiori di 30 punti, credo che siano 30 punti, ne possiamo finire il turno. O no? Sì, possiamo finire il turno. Ok. Vabbè, l'IA si comporta come noi. Attenzione. Enemy spy. Vabbè, insomma. L'IA ci studia e ci spia, praticamente. Attenzione. Potete fare anche engage button, veramente? Vabbè, in questo caso. Ok, quindi siamo in battaglia. Ok. Dobbiamo fare forza autoresolve, praticamente. Mi stai dicendo? Ah no, possiamo... Ok. Perfetto, engage button. Vediamo che succede, vediamo come si vede la battaglia e tutto. Vediamo se la butto lì, a paragone, tipo Civilization, perché se è molto esagonale, no? Avete visto nelle truppe esagonale, mi ricorda molto Civilization, questo tipo di movimento, quindi forse campo di battaglia e tutto sarà organizzato come Civilization, o per fare ancora un altro paragone, Panzer Corps 2, con questa mappa a sagome esagonali e le truppe si muovono. Ci siamo, insomma, speriamo bene, vediamo se riusciamo a fare una bella cosa. Faccio vedere sta battaglia e poi va bene così. Abbiamo lasciato tutti qui, ha visto sia battaglie durante le guerre napoleoniche, madonna, e la prima guerra mondiale, e beh. Ci ho messo un po' a carica, vediamo un po' perché. Ah, angoscia, mamma mia. Ok. Vabbè, la fase di... Scusate, prima battaglia. Navigation minimap, vabbè, giusto. Allora, noi siamo qui, dobbiamo difendere questo. Ok. Ok. Ok, dobbiamo mantenere i nostri punti A e B più tempo possibile. Contro un po' di chiave, vabbè. Poi c'è il quantità in generale, che è questo qua che non dobbiamo assolutamente perdere, va bene. Ah, ok, la fanteria assegnata alla trincea di comando è completamente immune ai danni dall'esterno. E anche agli attacchi di cantiglieria. Ma non può sparare ai bersagli che sono al di fuori della trincea.
Building and deploying. Ah, ok, costruire e mandare in mischia i soldati, hanno bisogno di rifornimenti, va bene. Ah, io posso costruire in C'è? Cioè? Ah! Ah, così proprio. Ok. Ah, ne posso fare un'altra. E facciamone una... Una... No, qui, a questo punto. Perfetto, ok. Selezioniamo questo, possiamo mettere... Allora, se tu vedi, prendi qua... Mettiamo così. E una che dà supporto da dietro. Perfetto. Poi, che dobbiamo mettere più? Ah, possiamo aggiungere... Ok. Mettiamone uno qui. Mantiglie sono il nostro da speciale, che sono immobili, vabbè, un tiro di abilità. Insomma, possiamo inserirne e noi ne mettiamo un altro pesante, possiamo inserire. Mettiamo un altro qua così. Anche se lo potete... Vabbè. Troop deployment hub. Perfetto. Giustamente gli alleati contano su più unità. Vabbè. Smettiamo già la nostra fanteria. Ne mettiamo una qui. Una qui. Una qui. Una qui. Possiamo metterne un'altra qui. E rinforziamo queste qui. Poi, American Raider. Dove dobbiamo mettere? Ok. C'è una cosa. Mettiamone una qui. Che non va? Reporting for duty. E una qui. Reinforcements reporting. Anche i carri armati. Ok. Sì, artiglieri per fare il bombardamento prima della battaglia. Spendersi. Ah, poi. Vabbè. Vediamo che succede. Vediamo che succede. Mi piace molto questo giornale, questa copertina. Insomma, molto interessante, c'è da capire, c'è da sapere inglese, non so se c'è in italiano, ma io credo di sì, perché avevo visto una cosa su Steam che c'era scritto testo, sì, e le voci no, però non lo so. Vabbè, ci siamo. Allora. Va bene. Bombardamento per battaglia. La barra di potenza. La barra della vittoria. Ok. Quando andiamo a catturare questi, giustamente. Queste le vengono giù. Reporting for duty. Quest'altra la portiamo per il momento. Per il momento la mettiamo. Reinforcements reporting.
Perfetto. Stand by for orders. Vediamo un po' come sono fatte le unità. Ok. Ok, siamo tutti pronti. Abbiamo la visuale dei tedeschi. Préparez-vous, soldats. Préparez un barrage total. Che non va? Perché non ci arrivi. Préparez-vous à recevoir les ordres de tir. Tu ci arrivi, sì. Chargez l'artillerie. Rechargez pour un barrage de zone. Feu. Touchez-vous. Établissez les positions. Vérifiez les coordonnées pour le barrage. Disponiamo cette position. Équipe prête. Établissez le barrage. Suggiamo questa artiglieria che sta qua. Préparez un barrage total. Tirez avec toute l'artillerie. Ok. Giustamente sta per arrivare anche un'artiglieria nemica. Cerchiamo di subire meno danni possibili, ma credo che sia molto difficile. La più danneggiata è questa qui. Ah, gli faccio una ritirata. Facciamo una ritirata. Quindi come si ritirano? Ma... Ah, sono scomparsi proprio. Osserva il campo di battaglia. E che devo osservare, scusami? Si sono di che si muovono, cioè perdono. Quindi... New orders incoming. Ok, leader. Stand by for orders. Quindi tu vuoi che io porti questi qui. Take the trench. Ok. Ok. Che succede? Fumogeni? Fumogeni. E adesso si muovono con ad assaltare le nostre trincee. Ok. Difendiamoci da... Da questo, ho capito, ma... Chargez l'artillerie. Ma io posso... Préparez-vous pour le barrage. On a nos cibles. Établissez les positions. Rechargez pour un barrage de zone. Feu. Équipe prête. Vérifiez les coordonnées pour le barrage. Pilonnez cette position. Préparez-vous, soldats. Établissez le barrage. Commencez le barrage. Préparez-vous à recevoir les ordres de tir. Tirez avec toute l'artillerie. Petit machin. Rechargez. Ouvrez le feu. Gardez l'œil ouvert. Vérifiez vos munitions. Feu!
On reçoit de nouveaux ordres. Ordre d'ouvrir le feu. Tireur, restez aux aguets. Ok. Comunque è assurdo. Un attacco del genere ti porta via centinaia di migliaia di uomini. È un mandare al suicidio. La nostra l'antichiera nemica sta ha fermato la nostra difesa. Ha fatto soppressione. Io porto un carro armato. Mettiamo noi due. Mettiamone qui. Beh, meno male che abbiamo questa mitragliatrice dietro che porta supporto. Altrimenti. E i fucili, altrimenti sarebbero potuti entrare benissimo i nostri nemici. Arrivano i carri armati francesi. Un'altra ondata. Vabbè, io. Preparez-vous pour le barrage. Io continuo con. Établissez les positions. Rechargez pour un barrage de zone. Équipe prête. Io continuo con. Les coordonnées pour le barrage. Pilonnez cette position. Ad infierire su merdichierie. E intanto. Tirez avec fuoco. Anche a quella mitragliatrice. Così perdono uomini su un'artiglieria. Con i carri armati diciamo niente, si manda più veloce. Madonna, les ordres arrivent, dirigez-vous vers cette position. Préparez-vous à recevoir les ordres. Ah, ok. È una aviazione nemica. Quindi dobbiamo portare anche noi qua. Ok, quindi. Ex superiority. Mettiamo. Ordre d'éliminer leur pilote. En attente de nouveaux ordres. On avance. On y va. Molto interessante la battaglia aerea. Dobbiamo sopravvivere all'ultimo attacco finale. Ok, ma non è rosso questo. Uno poi ci pensa. No, che fai, Febete? Dirigez-vous vers cette position. Restez en position. Cible en vue. On avance. Chargez l'artillerie. Préparez-vous pour le barrage. On a nos cibles. Établissez les Rechargez positions. Rechargez pour un barrage de zone. Feu. Équipe prête. Vérifiez les coordonnées pour le barrage. Préparez-vous, soldats. Commencez le barrage. Préparez-vous à recevoir les ordres de tir. Les ordres arrivent. Ordre d'ouvrir le feu. Vediamo come si comporta il cagare. Ma perché le cagare della punta di tutto? Ending Battles. Attaccante ha opzione di cessare il fuoco ogni volta per porre fine alla battaglia e vedere il punteggio. In difesa non può solamente arrendersi. Quindi diamo il controllo delle nostre trincee di tutto cosa al nemico. Le battaglie possono anche avere un timeout. Quando un timer raggiunge lo zero, si ha un cessare il fuoco praticamente. I tedeschi chiedono un cessate il fuoco e noi accettiamo generosamente. Abbiamo accettato il cessate il fuoco, ma hanno smesso di attaccare. La battaglia è finita. Va bene. Dov'è il debrief? Ok. Ok. Abbiamo respinto
le forze nemiche e abbiamo perso un po' di terreno. Le persone tornano a casa, vedranno questo come un successo. Vabbè. Insomma, devono raggiungere la vittoria finale. Va bene. Ragazzi, devo dire la verità. Mi piace. Molto carino, molto interessante. Davvero molto interessante. Battle di te, vediamo qualcosina in più se è possibile. Vabbè, se questi sono i dettagli, insomma. Molto molto interessante. Va bene ragazzi, a me il video può finire qua. È giusto un video per farvi vedere un po' come funziona il gioco. Spero di avervi aiutato poi nella scelta di prendervi o no questo gioco quando uscirà. Niente, spero che questo video vi sia potuto essere d'aiuto e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi.